Non potevamo non dedicare un video al pane fatto in casa e oggi ve lo proponiamo in due versioni, ovviamente senza glutine. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Diana e insieme ad Alessio siamo i fondatori del programma Nutrimente e Corpo in 30 giorni, un percorso unico con menu settimanali e guide per aiutarvi nella vostra alimentazione secondo la dieta dei gruppi sanguigni. Ma oggi siamo qui per preparare il pane fatto in casa insieme a voi. È da tanto che ci chiedete un video dedicato sul pane fatto in casa e quindi oggi vi accontentiamo con ben due ricette senza glutine. Se ci seguite su Instagram sicuramente avrete già visto un'anteprima di questi pani, ma oggi vedremo finalmente come prepararli. Questi pani sono buonissimi e vi faremo vedere anche due modi per farcire dei buonissimi panini. Come sempre, se volete supportare il nostro canale lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi in modo da non perdervi i prossimi video. E ora cuciniamo! Il primo pane che prepariamo è di grano saraceno e noci, profumato e ottimo per fare dei panini. In una ciotola uniamo 400 g di farina di grano saraceno, poi aggiungiamo 8 g di lievito di birra secco. Io mi sono sempre trovata bene con il lievito di birra secco in bustine, lo trovate in tutti i supermercati. Ad ogni modo potete anche utilizzare quello fresco, in questo caso 8 g di lievito di birra secco corrispondono a circa 20 g di lievito di birra fresco. Uniamo anche 20 g di cuticola di psiglio. Siccome stiamo utilizzando una farina che è priva di glutine e quindi è priva di quell'elasticità tipica degli impasti con glutine, abbiamo bisogno di un sostituto. Fondamentalmente, se la consistenza dell'impasto di un panificato non è elastica, l'impasto non lievita. Quindi, per ottenere una buona lievitazione, abbiamo bisogno di una struttura che possa incanalare le bolle d'aria create dal lievito e che permetteranno appunto all'impasto di crescere ed espandersi. La cuticola di psiglio svolge proprio questa funzione, è un ingrediente totalmente naturale e vegetale e lo si trova in alcuni negozi bio. Ad ogni modo, conviene decisamente acquistarla online, vi lascio il link della stessa che utilizziamo noi qui sotto nella descrizione. Ora mescoliamo il tutto, dopodiché tritiamo grossolanamente 100 g di noci. In questo caso, se volete, potete anche utilizzare le mandorle. Uniamo le noci insieme agli ingredienti secchi e mescoliamo. A questo punto pesiamo 500 ml di acqua tiepida e l'aggiungiamo gradualmente continuando a mescolare. Aggiungiamo anche 40 ml di olio di semi di girasole o di oliva, 7 g di sale e mescoliamo. A questo punto trasferiamo l'impasto sul tavolo infarinato. Io ho utilizzato circa 80 g di farina di grano saraceno per impastare e diamo la forma alla nostra pagnotta. Infariniamo leggermente la ciotola in cui abbiamo impastato, rimettiamo la pagnotta dentro e facciamo un piccolo taglio in superficie. Copriamo la ciotola con uno strofinaccio e lasciamo lievitare l'impasto per circa un'ora. Trascorso il tempo di lievitazione, spostiamo la pagnotta direttamente su una teglia ricoperta con carta da forno. Spennelliamo la pagnotta con un velo d'olio in superficie e guarniamo con qualche noce tritata. Ora cuociamo la pagnotta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 40-45 minuti. Ok, il nostro pane è pronto, ha raffreddato e io direi che ci siamo, possiamo tagliarlo. Quindi, coltello per il pane e via con il taglio. Vai! Lo tagliamo a metà così ricaviamo delle belle fette grandi perché poi le andiamo a tostare. Oh,
Voilà! Wow. Come vedete è perfettamente cotto. Ovviamente ragazzi non aspettatevi pani con una super alveolatura, un po' come quelli tradizionali ai quali siamo abituati, e con queste farine, non essendoci glutine, ovviamente non otterrete mai un risultato del genere. Ma comunque secondo me questo pane, i pani di oggi che abbiamo fatto, sono comunque delle alternative ottime se volete fare il pane in casa, se insomma vi manca il pane tradizionale, volete un sostituto insomma valido, allora questo può essere insomma il pane che fa per voi. Tagliamo le nostre fette, ragazzi, adesso prepariamo un buonissimo panino, anzi ne prepariamo due, uno per me e uno per Alessio. Due per Alessio. Due, no, uno è sufficiente. Guardate che bello anche all'interno, con tutte le noci, bellissimo. Ok, tagliamone un'altra. Ragazzi, mi sta già venendo fame. Guardate che bello, bellissimo. Sono molto felice di questo risultato. Ma c'è un profumino, tra l'altro, buonissimo. Buonissimo, vero? Ok, adesso lo andiamo a tostare, anche perché secondo me è decisamente più buono il pane tostato. Ha voglia! Soprattutto in un panino, quindi venite con me. Andiamo. Io ho già scaldato la mia bistecchiera, non ho un vero e proprio tostapane, ma va benissimo anche questa, quindi se anche voi ce l'avete uguale è perfetta. Altrimenti potete anche tostarle in padella. Ragazzi, con questo pane vedrete che non avrete più la voglia del pane di frumento normale. È un po' dura, però ce la potete fare, dai. Ci siamo, ragazzi, c'è un profumino spaziale di pane tostato, cioè immaginate cominciare la giornata a colazione con questo profumo. Allora, siamo pronti per farcire i nostri panini. Io li farcirò in modo molto 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 semplice, ma voi potete sentirvi liberi di utilizzare gli ingredienti che volete e che vi piacciono. Io utilizzerò della maionese fatta in casa, poi della rucola e infine del tacchino, che è quindi molto molto semplice. Allora, cominciamo con la maionese. Aggiungiamo uno strato su ogni fetta. Io ho già la colina, non mamma so voi. Mia. Mamma mia, lo mangerei a colazione, a pranzo, merenda, spuntino, un panino del genere. Adesso andiamo con un po' di rucola, ma qui potete aggiungere anche dell'insalata normale oppure della valeriana, insomma potete utilizzare quello che vi piace. E adesso finiamo con il nostro tacchino, mettiamo circa due fette per ogni panino. Anche qui potete utilizzare anche del tonno se volete, oppure della bresaola, insomma scegliete quello che potete mangiare e che vi piace soprattutto. Chiudiamo i nostri panini. Oddio, così. Che bontà, Diana. Io li vedo dall'alto, quindi non so che cosa vedi tu da là, ma immagino la vista sia molto bella, immagino. Eh sì. E a questo punto possiamo lasciarli così oppure tagliarli a metà. In questo modo, se magari dovete portarli al lavoro con voi, potete impacchettarli, tagliarli a metà e metterli in un contenitore, ed è anche più facile, insomma, portarli con voi. Quindi tagliamoli, dai. Vai. Olè, il nostro panino senza glutine, ragazzi, senza mix di farine, eccolo qua, è perfetto. Tagliamo anche l'altro. Fantastico. Ed ecco qua anche l'altro panino. Mi sa che me li mangio tutti e due io. No. Eccolo qua, in tutta la sua bellezza, i nostri panini di grano saraceno. Buon appetito. Piccola premessa, ragazzi, ci tengo a farla, io non sono un'esperta in panificazione, mi piace semplicemente sperimentare e poi condividere il risultato con voi. Ovviamente il pane in casa si può fare in mille modi, con meno lievito, con tempi di lievitazione più lunghi, con diverse farine, quindi il mio consiglio è di sperimentare. Buttatevi e se avete tempo e voglia sperimentate anche voi questo mondo della panificazione che stupisce sempre, soprattutto quello senza glutine. Prepariamo un pane di ceci molto profumato e rustico, perfetto se amate i legumi. In una ciotola versiamo 400 g di farina di ceci, poi aggiungiamo 8 g di lievito di birra secco, 20 g di cuticola di psiglio, un cucchiaino di aglio in polvere e mescoliamo il tutto. Ora incorporiamo anche 380 ml di acqua tiepida, la aggiungiamo gradualmente
Uniamo anche 40 ml di olio di semi di girasole o di oliva e infine aggiungiamo 7 g di sale. Ora prendiamo un foglio di carta da forno bagnato e strizzato e lo utilizziamo per foderare uno stampo per plum cake. A questo punto versiamo l'impasto all'interno, lo distribuiamo con un cucchiaio e infine guarniamo con una manciata di semi di lino. Se volete potete scegliere anche altri tipi di semi. Dopodiché lo mettiamo a lievitare per un'ora appoggiando sopra una ciotola o uno scolapasta e poi lo strofinaccio. Questo è un piccolo trucchetto che potete fare per evitare che l'impasto, una volta lievitato, tocchi il canovaccio. In alternativa potete anche far lievitare il pane nel forno spento con la luce accesa, senza coprirlo in questo caso. Dopo un'ora il nostro pane ha lievitato e possiamo cuocerlo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 35-40 minuti. Una volta cotto, lo rimuoviamo dallo stampo, rimuoviamo anche la carta da forno e lo facciamo raffreddare completamente. Ci siamo, anche il nostro pane di ceci ha raffreddato. È molto importante farlo raffreddare perché in questo modo lo tagliate anche meglio e anche la mollica diventa un po' più, diciamo, corposa, assume la struttura giusta. Quindi direi che possiamo tagliarlo. Allora, lo tagliamo sempre a metà, così ricaviamo delle belle fette, perché indovinate un po', anche queste le andiamo a tostare. Olè! Olè! Vediamo un po', eccolo qua! Wow, ma che bello! È anche soffice e quindi tagliamolo. Anche qui ragazzi andremo a farcire le nostre fette, creiamo una specie di bruschette, dai, che ne dite? Le tostiamo e poi le facciamo con qualcosa di buono. Davvero fantastico questo pane qua di ceci. Sono d'accordo. Ok, andiamo subito a tostare le nostre fette. Venite. Ecco qua il nostro pane tostato. C'è un profumo fantastico. Allora ragazzi, come facciamo questo pane? Beh, siccome ci sono i ceci, io ho pensato di preparare un buonissimo hummus di ceci. E la ricetta la potete trovare sul nostro sito, vi lasciamo il link qui sotto. E poi, oltre ai ceci, utilizziamo anche dei pomodori secchi e infine dell'origano secco, molto molto semplice. Allora, andiamo con l'hummus. Io davvero non so cosa scegliere, Diana. È dura, tra questo e quello di grano saraceno farcito così a mo' di panino, è veramente dura. Però almeno così avete più scelta, no? Anche voi. Certo. Ora, per spezzare un po' il giallo, visto che abbiamo ceci e ceci, mettiamo un po' di rosso e quindi tagliamo un po' di pomodorini secchi, ma ovviamente se non vi piacciono, se non potete usarli, potete scegliere per esempio delle olive verdi o semplicemente della rucola, come abbiamo fatto nell'altro pane, nell'altro panino. Ok, adesso guarniamo le nostre, come le chiamiamo? Bruschette, insomma, non assomigliano molto a delle bruschette, però secondo me il nome ci può stare. Ok, ultimo tocco finale, un po' di origano secco e poi ragazzi, ci siamo. Possiamo gustarle ed assaporarle. E voilà, ci siamo. Ecco qua, guardate che belle, colorate e sicuramente gustosissime. Ancora non le abbiamo assaggiate, ma tra poco ci pensiamo. Ragazzi, vi ricordo che nulla vi vieta di provare questi pani con altre farine, scegliete quella che vi piace di più, quella che insomma tollerate, che digerite meglio e fatemi sapere il vostro risultato. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale perché stanno arrivando ricette veramente spaziali e nuovi video per voi, quindi basta cliccare sul pulsante qui sotto per iscrivervi e lasciateci anche un mi piace a questo video se volete supportare il nostro canale. Io per oggi vi saluto, vi aspetto nel prossimo video. Un bacio a tutti!